Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Vivere in autarchia durante lunghi viaggi spaziali significa ricreare i meccanismi che reggono l'ecosistema naturale. Le ricerche in questo campo sono cominciate da quando l'uomo ha accesso allo spazio. Quando si mette un uomo in uno spazio chiuso, bisogna fornirgli l'ossigeno, deve respirare e poi ha bisogno di acqua e di cibo. Questi elementi di consumo si chiamano anche elementi del metabolismo, rappresentano un peso di 5 kg al giorno per persona. Una equazione semplice, è un vero rompicapo. Attualmente i veicoli spaziali, i loro motori e i carburanti utilizzati, non sono abbastanza potenti, né abbastanza efficaci e leggeri per spingere le centinaia di tonnellate necessarie per viaggi spaziali a medio e lungo raggio. Presso l'Università Autonoma di Barcellona esiste un progetto pilota per un sistema di vita biologica confinata. È il progetto Melissa, sostenuto dall'Agenzia Spaziale Europea. L'obiettivo di Melissa adesso è dimostrare che è possibile mettere in piedi un sistema di riciclaggio a ciclo continuo che ritrasformi i rifiuti in acqua, alimenti e ossigeno. L'idea è di ricreare in un ambiente piccolo, con poca energia e in poco spazio, senza rischi, una terra in miniatura che consentirà viaggi di una durata più o meno illimitata su altri pianeti. Produrre la totalità dell'ossigeno necessario ad un essere umano e il 20% del cibo per la sua dieta, ecco gli obiettivi di Melissa con lo sfruttamento dei rifiuti organici, dell'anidride carbonica e dei minerali utilizzando la luce solare come fonte d'energia. Di fatto un equivalente semplificato del ciclo naturale. Una visita guidata insieme al direttore tecnico del progetto dimostra la complessità del sistema. Quest'alga è la spirulina, la cui funzione primaria è produrre ossigeno. Il ciclo riposa sui bioreattori, le camere stagne in cui si producono e si accelerano le reazioni chimiche. È un reattore a ciotoli, dove i ciotoli sono sostituiti da palline di polistirolo. Questi serbatoi ausiliari di 30 kg sono quelli dei compartimenti della nitrificazione. Il sistema è articolato da compartimenti con stadi specifici di degradazione dei rifiuti o produzione di nuovi elementi. Questi compartimenti servono a fare una prova di assorbimento dell'ossigeno. Questi ratti vivono in spazi chiusi e respirano ossigeno prodotto artificialmente. Gli studi fatti per vedere quale animale si sarebbe adattato meglio hanno indicato il ratto. 40 ratti rappresentano la somma delle necessità di un essere umano, quelle che noi ricerchiamo. Come funziona il principio di Melissa? Il primo compartimento degrada i rifiuti organici, umani e vegetali. Successivamente a questo primo compartimento, il ciclo Melissa comprende una serie di bioreattori che continuano a degradare le sostanze ottenute dai compartimenti per ottenere quello che serve alla fine, cioè alimentare l'equipaggio in ossigeno, cibi, acqua. Le funzioni dei due compartimenti possono definirsi così. Uno continua la degradazione degli acidi grassi volatili prodotti dal primo compartimento, l'altro consentirà la nitrificazione, cioè una forma assimilabile all'azoto necessario alla prosecuzione del ciclo. Tutte le diverse fasi del processo che entrano nel riciclaggio dei microrganismi hanno bisogno dell'onnipresenza di minuscoli agenti, i batteri. Ogni batterio ha compiti specifici per biodegradare i rifiuti e produrre nuovi alimenti. La presenza di questa scienziata belga dimostra le cooperazioni all'interno di Melissa. È venuta qui come esperta della spirulina, spesso considerata come un'alga.
Questo batterio verde può essere mangiato ed è molto nutriente. Contiene molte vitamine, acidi e aminoacidi essenziali ed ha effetti antiossidanti. Così noi adoperiamo diversi tipi di batteri per biodegradare i rifiuti organici, per purificare l'acqua e produrre ossigeno. Per l'ossigeno adoperiamo questo genere di batteri che servono alla fotosintesi. Studiare i microorganismi a terra è fondamentale, ma le future stazioni di sopravvivenza sono destinate a operare nelle condizioni specifiche di un ambiente spaziale ostile e bisogna sapere come si comportano. Mandiamo alcuni di questi batteri nello spazio, li lasciamo crescere per 10 giorni e poi, quando tornano a terra, indaghiamo in dettaglio sulle loro informazioni genetiche e sul tipo di proteine e lipidi che producono in ambiente spaziale. Sappiamo che alcuni batteri crescono più in fretta nello spazio, ma altri batteri diventano più resistenti agli antibiotici e possono diventare un rischio per l'equipaggio. La coltivazione di piante, rappresentata qui dalla lattuga, dà l'avvio al ciclo Melissa. Da un anno lavora qui anche una scienziata russa del programma BIOS. A Barcellona osserviamo diversi approcci al lavoro di ricostruzione generale dei cicli naturali. Nel programma BIOS cerchiamo risultati strettamente scientifici per concentrare i nostri sforzi nel lavoro. Grazie ai dati di cui già disponiamo con BIOS, possiamo aiutare la sfida lanciata da Melissa. Fonti di alimenti, l'acqua dall'evaporazione, l'ossigeno, le piante di lattuga completano questo ecosistema artificiale e prefigurano altre applicazioni. Studiando la continuità del ciclo che va dai rifiuti ai prodotti di consumo, l'interesse terrestre è molto importante. Una pianta come il pomodoro, il grano o la patata, in media, è fatta del 50% di materia commestibile e di un 50% di rifiuti, quindi si producono rifiuti del 50%. Se questi vengono utilizzati per coltivare un'altra specie o un'altra patata, si riesce a diminuire l'impatto ambientale delle serre. Réduire l'impact environnemental de vos serres. La moltiplicazione dei pani e dei pesci non è ancora una realtà scientifica, ma l'uomo dovrà risolvere il problema vitale dei lunghi viaggi interplanetari prima di poter veramente pensare a fare dello spazio la sua nuova frontiera.